Benvenuti alla prima intervista di questo You and Drag, l'unica che faccio io perché la prossima la farà Natalie Dam. Questa è l'intervista dedicata a un, diciamo, una ragazza molto molto difficile, tra virgolette, nei sentimenti, perché si innamora troppo facilmente di persone che magari non la corrispondono. Signore e signori, lei lavora in un negozio di intimo a Montecatini, facciamo un applauso per la ospite di stasera, ovvero Sena! Certo. No, parla un po' più forte. È acceso, mi hai chiesto! Ok, questa sarà difficile, perché lei parla piano, mi hanno detto che parla piano, soprattutto quando c'è il vento. Ok, lei è una commessa in un negozio di abbigliamento, vero? No, ma lo può dire qualcuno. Il negozio di intimo, in realtà, non mi senti? Oh, no, ti sento. Hai inteso? Ora ho teso, oh, ho teso. Oh, ho teso, io sono Paolo comunque. Mi assomigli un pochino, ma perché mi devi far urlare? Oh! Hai inteso? Ora ho inteso. Allora, tu Serena sei parte del cast delle Amiche del Lunedì. Del cast delle Amiche del Lunedì, ma mi devi far urlare? Oh! Ok, perfetto. E sei praticamente una commessa innamorata del zoo. Che devi chiamare? Pronto Jeremy, dimmi amore, sì, che ti devo fare? Ti devo fare il cambio? Cambio di che? Con Jeremy, il suo collega del negozio di intimo che le chiede sempre di fare il cambio. Il cambio di lavoro. Io so già cosa sta facendo, sì. Sta facendo il cambio turno. Ah, per lui lo fa volentieri. Cioè, lei è innamorata del suo collega. No, ora dovrebbe tornare. Serena! 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 T'ha risposto Jeremy? Sì, dai, ti vedo domani sera. Va bene, sì. Dai, va bene. No, aspetta, come mai questa cosa? È l'umidità! L'umidità! Prima ricciola, poi liscia, questa cosa mi fa un po' strano, vabbè. Perfetto, insomma, questo è Jeremy, chi è Jeremy? No, non capisco. È il mio aiutante, lavora con me, ma sei sordo! Perché parli piano, ma perché continui a guardare in camera? Dopo che dici la battuta guardi in camera? Perfetto, ok. Deve essere un nick! Ah, ok, perfetto. E questo Jeremy che cosa ha di rapporto con te? Sono seriamente innamorata di lui, oh, ma non capisci davvero quello che dico. No, oh, perfetto. Vabbè. E, però c'è chi dice che questo genere in realtà non possa corrispondere perché in realtà è gay. Anche per te sono tutti gay, no, ma lui non lo è. Ce l'ho scuola, perché cosa se non me lo chiederebbe a me, non a Francesco? Ma a proposito di Francesco, io so che Christopher, il tuo amico... Pronto? Ciao Jeremy, sì. Sempre qua, dimmi tutto amore. Sì. Sto Jeremy le chiede sempre cambi perché sta male, no, poi magari non sta male, no? Magari va a fare le cosacce con i maschi e lei crede ancora che lui sia etero, vero? Comunque per chi non l'avesse visto, questo è un personaggio della web serie Le Amiche del Lunedì. Ma
presente. Lena. Ti faccio un altro cambio, va bene? Io lavoro di pomeriggio e di mattina, va bene? Va bene. Ah, di nuovo riccio. Ciao amore, ciao. Insomma, sto genere mi pare che invece sia stato beccato a letto da Christopher con Francesco, il compirino di Christopher. Inizio della quarta puntata. Questa è la sua reazione. Ah, oh, giusto, scusa, porco schifo, allora è vero. Cioè, altro che festa, proprio scema proprio io. Anzi, scema proprio, ma è inteso, oh! Perfetto, ok, ho capito. Vabbè, io... ma tanto di Jeremy non me ne importa più niente, tanto c'è il figo. Ah, c'è un figo? Sì. E com'è il figo? È figo, è figo. Vuoi vedere la foto? Oh, boia, boia, sei figo, che buonazzo! certo, lui è lui! Ma l'hai già conosciuto? Sì, ci siamo uscito anche insieme! Ah, ok, quindi è... Non ho capito niente! Con calma, a tempo debito, lo farò conoscere a tutti! Ah, ok! Oh, a Eva, a Cleo, a Elisa, a Vito, a tutti, lo farò conoscere a tutti! Perfetto! Oh, tranquillo Johnson, come ti chiami? Come ti chiami? Paolo. Paolo? Ah, Paolo, ma sì. Sono io Diego? Sono Diego anche, sì. Sì, 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 ma andava bene, non importa che ogni volta che dici una battuta guardi la telecamera. Ok, perfetto. Meno male non ci sono state polate di vento, perché se no ti sentiva ancora nulla. Elisa, no, non ti sentiva nulla! Perfetto, ok. Parla più forte le battute, Serena, più forte. No, più forte come? Oh! E questa è la mia voce! E insomma, anche. Questo figo che cosa ti fa cantare solitamente? Mi fa cantare mare profumo di mare! Ah, mare profumo di mare, sì. La vuoi tonare? Mare Ah, ok, va bene, bene che tu la vedo, sì. Va bene che si sia sentita un po'. Si è sentito o no? Si è sentito. Ok, e quindi cosa fai poi a livello? Oltre, cioè, cosa pensi delle tue amiche del lunedì? E che devo pensare? Siamo amiche. Ah, ok, perfetto. Siamo amiche, però siamo io, loro non chiamano mai. Magari stavano per il ballo. Sì, ballo, certo. Perfetto. Oh, ma sapendo... Ho saputo che Elisa è incinta. No, non si sa ancora se è vero o meno. Non bisogna aspettare la quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima, undicesima e forse dodicesima. Sì, buona, allora quando si conosce ne cos'è? Oh! Cos'è? Vabbè, quello arriverà. Io sono lavoro, Quanto da dove sono? Sono. Che ore sono, Giovanni? 22:36. Sono le 22:36, boh, io devo andare a lavorare domani. Chi ti sveglia se no? Allora vabbè, ti salutiamo. Guarda forse per il orario che. Ma non è un orologio questo. giusto, aspetta. No, ma qui. Che ridi? Vabbè, io davvero sono le 22:36, io vado a lavorare. Va bene, allora dai. Devo ti salutiamo, salutiamo Serena. Devo fare il cambio a Jeremy! Ho capito che devi fare il cambio a Jeremy, quindi salutiamo la commessa del negozio di intimo Serena, Chanel numero 3, ovvero imitazione di Pamela del Web 6, le amiche del lunedì. Grazie. Ah, ci si capisce. Oh, all'ordine, ok.